Ok ragazzi, stasera pizza fatta in casa, come vediamo qua, anzi come io vedo, ma sto per farvi vedere, zacche, guardate che belle che sono. Allora, io sto un po' imbrogliando perché le ho comprate già fatte, però l'entusiasmo nel mettere sopra gli ingredienti e mettere nel forno legno a pellet, quello è tutta farina nel mio sacco. Poi qua, senza volerlo, ho fatto la bandiera dell'Italia, quasi, e quindi abbiamo salsiccia, mozzarella e qua il basilico, assieme contornato dalle buonissime patate, quindi facciamo salsicce e patate in una pizza. Nell'altra voglio fare cipolla, tonno cipolla e acciughe. Penso che sia un'ottima combinata. Ci avrei messo salmino piccante, ma non ce l'ho, mannaggia me. E quindi dopo vi faccio vedere benissimo come verrà, non vedo l'ora, anche perché sarà una bontà. Per il resto, ragazzi, oggi novità per la casa, neanche una. Ah ragazzi, quindi se non avete ancora fatto mettete mi piace qua sotto, che almeno mi supportate per questa pizza. Fatelo per la pizza, fatelo per amore per l'Italia. Comunque, tornando a noi, oggi novità per la casa, praticamente è garantito che ma il signore venditore non firmerà la lettera per cacciare la signora quando c'è l'inquilina, quando comprerò casa io, e quindi beccherò la signora per 3 anni e mezzo. Ho provato a chiamarlo, ho fatto anche un video riguardo, adesso devo capire se pubblicare o meno questo video per il discorso privacy, però il suo nome non l'ho mai detto, mai tirato fuori, la sua voce è una maschera, quindi non dovrebbero esserci dei problemi, sarà tutto nell'anonimato, però per fargli sentire che testa di cazzo che è questa persona qua, perché non capisce una sega, non capisce assolutamente niente. E quindi non so, adesso vediamo se riusciremo a cavarcela, anche perché lui deve inviare questa lettera di disdetta del rinnovo del contratto entro mercoledì, e oggi è venerdì sera, quindi potete immaginare che c'è gran poco da fare. Ho provato a parlarci, impossibile, ho inviato una lettera ora al suo avvocato, un'email al suo avvocato dove spiego la situazione, vediamo se almeno il suo avvocato riesce a convincerlo che se non la invia io non la compro e che poi la comprerò comunque, nel senso io quella casa la voglio, piuttosto andrò da altre parti nel frattempo. Però almeno non glielo posso far capire, se no è lui col cavolo che invia quella lettera. Che poi è pura cattiveria la sua, cioè non ci guadagna niente a fare così, sono uno stronzo. E ecco, la mia amica notaia mi ha appena scritto: mi dispiace molto tu stia vivendo questa trafila surreale. Cioè, a parte la dialettica che solo un notaio può avere, questa trafila surreale. Ragazzi, mai visto una cosa del genere? In tutto questo ho pagato un'agenzia 6.100 euro per essenzialmente non supportarmi, non aiutarmi più di tanto, almeno dovevano fare tutto loro sta roba, io non dovevo fare niente, invece è 2 mesi che sto dietro a questo qua che mi scrive, e scrivo al perito, sento il perito, sento la banca, organizzo di qua le chiamate, sento la signora, mando ora l'email agli avvocati, cioè sta roba deve fare tutta l'agenzia, perché devo farla io, a tal punto che ti pago così tanto, cioè. Quindi oggi ho chiamato anche l'agenzia pretendendo un rimborso anche solo parziale, però vabbè, di quella cosa bisognerà discutere qualora non riusciremo ad arrivare a rogito felici tutti. Spoiler, io non sono per niente felice, non sono per niente rilassato. Quindi vediamo ragazzi cosa si può fare. Io ho entusiasmo, tanto entusiasmo come sempre, ma fiducia in questa cosa pari a zero. Vabbè, che a parte voi siete venuti qua per vedere il video della pizza, non per sentire me tergiversare per allungare il brodo. Ah, vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ok, ragazzi, questo è l'Orifira, il forno dell'Oni. Onifira. Qua abbiamo messo i pippoli, no? Che ora accendiamo. Titi taratan, e poi va messo nella camera di combustione, qua in fondo. Quindi adesso con calma, adesso in un quarto d'ora dovrebbe diventare bollente. Vediamo se qua è là in fondo, tra un po' ci aggiungiamo un po' di pippoli appena prendo un pochino. Ok, questo lato messo, adesso la devo girare. Vediamo se ce la facciamo senza morire. Ok, ah, che roba. Ragazzi, sta venendo tipo perfetta. Cioè, guardate qua che bella. Questa è classe. Ora la devo girare di nuovo ai 90 gradi, poi 180, poi è fatta. Di già. Come di già? È pronta? Sì, certo. È già pronta! Ho detto che è veloce. Ma come mai? Scusa? È perché a 500 gradi. Di
10 secondi è pronta e mangiamo. Che figo! Non pensavi te. No, no, temevo di star qua 20 minuti. Ma figurati. A guardare il soffitto. Infatti prima stavi parlando, però ero concentrata a tirare fuori le acciughe. Infatti dicevo, chissà con chi sta parlando. Stai parlando con me. Caro. Ho anche bruciata, mannaggia me. Ah, vabbè, dai. Qua ragazzi, la seconda pizza adesso la imbastiamo, anzi è già imbastita, adesso la mettiamo nel forno. Qui il cameraman ora mi segue sperando che... Ok. Fatto un disastro ragazzi, si è attaccata la palla, lo sapevo. Quindi adesso devo mettere ancora un po' di pippoli. Pippoli? I croccoli, come li chiami quelli del gatto? Non li chiamo. No? No. Okay. Zac. No. Poco le polveri. Permesso? Un po' dietro, madame. Aspetta che casca. Allora, ce la facciamo? Mettiamo. Inferno. Se anche questa è bruciata. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, adesso è un casino ragazzi, quattro, tre, due, uno. Il fumo negli occhi! Non è un cazzo! Troppo cieca. La patata! Ah, non vedo niente. Era caduta la patata. Mai mancare di rispetto. Prendiamo il vento, se no c'è il fiammone. Non vedo niente, non so che cosa sto riprendendo. Questo display continua a bloccarsi. Ok. Oh, che bello ragazzi. La videocamera lì. Mi faccio un istante, sto soffocando. Ti vorrebbero degli occhiali. Sta facendo ragazzi. Utilissimo. Vediamo se il nostro eroe ce la farà. Ce la faremo, ce la faremo. Donna di poca fede. Bruciamo. Beh, bruciata ma cotta. Sì, sì, questa è cotta, è cotta. Ma guardate qua, osservatori. Sì. Guardate qua che robetta, come cuoce bene. Tieni, tieni! Ah, sì, oddio, è uscito, ok. Voilà. Allora, devo capire un po' le tempistiche, perché ho messo un ventilatoretto dietro che spinge la fiamma all'inferno lì. E... Che dice, cotta? Mi sembra di sì, non so, bisogna assaggiarla. Beh, il tonno era l'unica cosa già cotta. Cioè, mangia la segola. Un buono chef. Ah, è bollente. Ah. Dai, dai, dai. Op. Cotta? No, a posto. No, ma è cotta, fidati. Ah, come no? Mi fa mangiare la segola cruda. È così cotta che la lascio ancora dentro. 3, 2, 1, olè. Ah! Ecco, prende fuoco la pizza. Ho preso fuoco la pizza. Senti, okay, va bene. Oh. Ho dato l'ultima scottatura alla mozzarella. Mm-hmm. Sopra i signori... Che devo fare? Signori, ci siamo. Torni tu qua nella tua. Va bene. Blocco? Blocchi, blocchi. Mannaggia ragazzi, non ho neanche fatto l'altro. Mannaggia, allora, pizza venuta da Dio, l'unica cosa, si è appunto bruciata, il gusto era perfetto, però se ammetto un po' bruciata, perché avevo messo appunto dietro la camera di combustione il ventilatoretto, così spingeva la fiamma e in teoria doveva venire in modo omogeneo, in pratica la parte sopra era bollente e quindi si è bruciato, cioè la fiamma ha bruciato essenzialmente il bordo della pizza, il cornicione, potrebbe andare meglio, ma comunque... Oh.
sto andando ora che la videocamera è piena di farina di ieri. Vabbè, comunque molto molto buona, ragazzi. Cioè, il fatto che sia pronta in un minuto così, che te la vedi crescere, spaziale. Prossima volta magari faccio, volevo provare su una margherita, così, insomma, per darci un gusto. Comunque, cioè, per dare, provare una cosa traditional, o comunque una cosa molto semplice, perché effettivamente c'erano tanti ingredienti sopra. Era veramente potente. Comunque, ragazzi, in tutto questo, il venditore della casa mi ha inviato audio alle 3 di mattina di mezz'ora, e poi oltre a quello un altro da 10-11 minuti. Cioè, fuori di testa, non vedo l'ora che finisca. Ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci vediamo nel video di domani, che ora inizia a filmare alle 11, mi raccomando. Mamma mia, si muore.